È stata la Casa dell'Energia di Arezzo ad ospitare la prima riunione in presenza dopo le chiusure dovute al Covid del fotoclub La Chimera. Tanti i progetti in cantiere e poi una bella notizia, la famiglia Tavanti che ha deciso di donare tutto il suo archivio al fotoclub. Sì, intanto è importante la notizia che si riparta. Io speriamo che con la fiera articolare di giugno si possa riaprire come abbiamo sempre fatto e riprendere le nostre mostre mensili. La cosa importante che ha detto Piero si riguarda invece il restauro di sono oltre 3.000 lastre di vetro che purtroppo stanno rovinandosi. Abbiamo elaborato un progetto per poterle rimettere in condizione di essere visibili e farle vedere al pubblico anche attraverso internet e poi naturalmente facendoci una grande mostra. Dai contatti che abbiamo nel sito, i nostri concittadini non abbiano mai smesso di avere contatti con noi, però certamente questa sarà una cosa molto molto bella, perché ci sono delle cose, poi ripeto, è soltanto il materiale, toccare queste lastre che hanno quasi 100-130 anni, lastre di vetro di grandi quanto un foglio A4, 21x27, è una grande emozione e sperando di vedere il soggetto in positivo sarà una emozione ancora più grande.